L'economia e l'impresa hanno bisogno di un'etica che ponga al centro la persona e la comunità. È il concetto forte che Papa Francesco ripete a Lucid, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, ricevuta in Vaticano. È sul bene comune che si concentra la sua riflessione, esortando l'associazione a continuare nella formazione cristiana per essere fermento e stimolo nel mondo dell'impresa attraverso l'approfondimento della dottrina sociale della Chiesa. Il Papa sottolinea l'importanza di vivere la missionarietà laicale nella vocazione imprenditoriale, non tralasciando le situazioni di povertà e fragilità e facendo crescere uno spirito di sussidiarietà per affrontare una delle sfide più difficili, offrire con creatività buone opportunità di lavoro, in particolare per i giovani. Non basta, dice, fare assistenza e un po' di beneficenza. L'impresa, ricorda Francesco, è un bene di interesse comune e anche le istituzioni, le banche, gli economisti e le agenzie finanziarie sono chiamate ad un'opera di tutela, ma sempre nel segno dell'onestà e del senso di responsabilità. L'attenzione più forte, però, deve essere per i lavoratori, soprattutto per le donne. Penso in modo particolare alle lavoratrici. La sfida è tutelare al tempo stesso sia il loro diritto ad un lavoro pienamente riconosciuto, sia la loro vocazione alla maternità e alla presenza in famiglia. Quante volte abbiamo sentito che una donna va dal capo e dice: ma devo dirle che sono incinta, da fine da mese non lavori più. La donna va a essere custodita, aiutata in questo doppio lavoro, il diritto di lavorare e il diritto della maternità.